He moved my heart and I moved his lips. I held him close, he let his... Ciao a tutti, bentornati, come state? Dobbiamo fare un accordo per tutti coloro che ci stiamo seguendo. Dobbiamo conoscerci, dobbiamo incontrarci o al bistrò, al The Egg o al Birichin, o se no vengo io a casa vostra, nei vostri locali a cucinare. Basta che sia tutto a suon di festa e buon cibo, ok? È importante, qui stiamo già tenendo conto che ci stiamo già parlando dentro i 180 secondi, perché sarà una ricetta molto semplice d'effetto, ma è una delle nostre ricette che nel bistrò sta facendo molto molto scalpore, che è l'uovo di quaglia servito direttamente con la padella, nella padella, con gli spinaci e la liquirizia, eh? Molto d'effetto. Sto andando anche lentamente, giusto per farvi capire che niente che un uovo fatto in padella, però con gli spinaci particolari. Intanto godetevi questa musica che sentite, perché a me piace anche la musica d'effetto, infatti abbiamo anche il nostro CD, perché è importante una giusta situazione in tutte le volte che si cucina, eh? Bisogna avere proprio un feeling piacevole. Allora, io ho messo dell'olio, ok? Qui andiamo con gli spinaci a crudo, vedete così? Metto sale e pepe, eh? Apro un pochettino e questo vi fa capire la freschezza del prodotto. Non assolutamente fate l'errore di cuocere lo spinacio nell'acqua, vedete, sta cucinando così. Io vado a mettere direttamente l'uovo di quaglia in questo modo, così, in questo modo qua, vedete? Se voi prendete delle padelle carine, io adesso l'ho messa in questa d'acciaio perché qui abbiamo l'induzione, questa lavora solo sul gas. Noi nella cucina del Birichin, come potete vedere che non è pulitissima, lo usiamo, lo serviamo qua la monoporzione e pensate che al bistrò questo lo facciamo pagare solo 4 euro. Quindi con lo spinacio, l'uovo di quaglia e alla fine, prima di servirlo, spolveriamo di liquirizia. L'accostamento vi assicuro che è molto 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 buono, ok? Quindi sta cucinando, particolarmente lo spinacio deve rimanere molto al dente. Quando andate a mangiare questo spinacio, guardate, io già così scottato me lo mangio e cioè ha già tutto il suo sapore. Qui cucina e il bello che lo fate a casa è che lo servite direttamente in padella, ok? Vedete? Praticamente è cotto. Quando la parte del bianco dell'uovo si è sodata e ha preso questo colore di opaco, io direi che è cotto. Lo prendete, ok? Vedete che non ha neanche attaccato questo e alla fine ci mettete un pochettino di liquirizia sopra l'uovo, in questo modo. Provatemi e fatemi sapere. Attraverso il mio portale potete parlarmi e dirmi tutto quello che volete. Servitelo così, è geniale. Ciao! To just let him walk on by.